sun in the sky. You know how I feel. Una calda I'm feeling good per iniziare, un evergreen con gold per il gran finale. Una piazza gremita ancora una volta a Castellana Grotte per un nuovo indimenticabile concerto organizzato nell'ambito della rassegna Piazze d'Estate realizzata dal Comune in collaborazione con Grotte di Castellana. Dopo il grande successo di Arti 5 e di Alex Britti a far ballare il pubblico di Largo Porta Grande è stata questa volta la voce calda e potente di Tony Hadley, ex frontman degli Spandau Ballet e icona pop degli anni Ottanta. Una carriera degna di pregio come quella di Tony Hadley, leader degli Spandau Ballet, ha abbracciato davvero tante generazioni e lui conserva ancora una gran bella voce. Questo conferma anche un respiro internazionale per questa rassegna. Sì, infatti è il primo ospite internazionale che abbiamo, l'abbiamo fortemente voluto perché chiaramente dà pregio e dà lustro alla cittadinanza. E poi lasciatemi spendere anche due parole sulla persona, che è una persona veramente a modo, disponibile, umile, felicissimo di essere qui. Ci ha chiesto di poter fare la visita alle grotte, quindi una grande accoglienza, lui si è trovato bene ed è una persona anche squisita, oltre che un grande artista. Come stai, bene? Good to see you, fantastic. Here we go then. La nostra peculiarità quest'anno è stata davvero la scelta di mettere insieme diverse tipologie di musica, di attrazione, di melodia, di suoni e una diversità di età. Si è passati dagli adolescenti fino, ahimè, a noi boomer. Quella di Castellana è stata una delle tappe del tour pop estivo Mad About You di Hadley con la Fabulous TH Band. Sul palco, insieme con alcuni classici intramontabili del repertorio degli Spandau Ballet, tra cui il successo planetario Through the Barricades, una scaletta di brani particolarmente cari ad Hadley e le sue canzoni da solista, senza tralasciare qualche cover. Un concerto gratuito per una piazza delle grandi occasioni, con più di 1200 posti a sedere e ancora tantissimi che in piedi o dai balconi dei palazzi limitrofi si sono accaparrati il proprio posto per un tuffo nella musica degli anni Ottanta.